Sì, sono la prima sindaca del comune di Pescope Natale e ovviamente un grandissimo orgoglio e coniugato a un grandissimo impegno, sicuramente. Che cosa c'è da fare qui a Pescope Natale? C'è tanto, per quanto chiunque possa pensare che è una piccolissima realtà e che quindi le cose da fare siano poche, in realtà c'è tanto da fare perché le difficoltà di una piccolissima realtà come Pesco e di tutte le piccole realtà delle aree interne sono ben note a tutti. Quindi ci sarà sicuramente da impegnarsi da parte mia e da parte dell'intera mia squadra, dell'intera amministrazione, nel cercare di alleviare quelli che sono i disagi delle persone che con coraggio continuano ad investire e a voler vivere in una realtà piccola ma bellissima come Pesco per Natale. In primis, l'annoso problema dello spopolamento, lei ha in Esatto. mente qualche ricetta per cercare di contrastare questo fenomeno ormai dilagante? Allora, sicuramente ci dovrà essere l'impegno da parte dell'amministrazione a fare da tramite e a reperire quanto più possibile per, non lo so, mi viene in mente il problema della viabilità che contribuisce allo spopolamento, il problema della sanità, perché se le persone non sono sicure, non si sentono sicure, giustamente pensano di voler scegliere di andare altrove. E poi quello che sarà possibile fare in termini di incentivi, e sia per quanto riguarda lo sviluppo del turismo che soprattutto per quanto riguarda l'insediamento di nuove attività produttive. Quindi cercheremo di fare quanto più possibile per permettere alla gente di tornare, di scegliere di nuovo di vivere a Pescope Natale e di viverci con tranquillità soprattutto. Ci vuole illustrare qual è la sua squadra di governo? Allora, sì, la mia squadra di governo è un giusto mix tra quella che è stata la squadra di governo fino ad ora e le nuove persone entranti, che sono principalmente persone che risiedono a Pesco per Nataro, quindi che, ripeto, hanno scelto di vivere a Pesco per Nataro e che si pongono come unico obiettivo sia le persone che già vengono da una lunga esperienza amministrativa, sia quelle che si accostano per la prima volta, si pongono come unico obiettivo il bene di Pesco per Nataro, che è il nostro paese, del paese di tutti. Ultima domanda, si è data una scaletta delle priorità? Sì, per quanto i primi giorni, i primi momenti siano ancora un po' confusi, sicuramente ci sarà una partecipazione da parte dell'intera squadra di governo, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e disponibilità di e conoscenze, esperienze. Quindi chi già è esperto affiancherà sicuramente chi è alle prime armi, però cercheremo innanzitutto di gestire quelli che sono i servizi minimi essenziali da dare alla popolazione con un occhio attento al bilancio e ai tributi, perché c'è bisogno anche di quello, e con un occhio proiettato anche verso l'esterno, soprattutto per reperire quelle risorse che purtroppo localmente non abbiamo. Quindi diciamo siamo ancora nella fase di divisione dei compiti a cui tutti parteciperanno sicuramente, sono convinta.